Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, noi siamo i Direwolf e come promesso nello scorso video che vi consigliamo di vedere se siete fan accaniti di Rainbow, che vi mettiamo sotto in descrizione o cliccando sullo schermo, riguardante i nuovi operatori brasiliani che sono stati mostrati in un gameplay di circa 10 minuti dopo la Pro League, la finale della Pro League dell'Xbox. Metto una postilla prima di iniziare il video. Se ci sentite più stanchi del solito è perché siamo stati tutta la notte a seguire la Pro League per portarvi il video oggi e che è durata fino alle 3-4 di notte, se non sbaglio. Altra cosa, se a me mi sentite più male del solito è perché mi si è andato a fanculo il microfono. Quindi ho dovuto sostituirlo con questo, ma fra qualche giorno mi dovrebbe arrivare quello nuovo. Partiamo subito dall'HUD. L'HUD è cambiato soprattutto nella selezione dei personaggi. Ovvero, quando selezioni il personaggio, dopo averlo selezionato, puoi premere un tasto sul joypad che sarebbe X, però sulla tastiera presumiamo sarebbe Tab. Premi un tasto per vedere tutte le armi degli altri operatori e tutti i gadget e tutte le abilità. Oltre questo, all'interno del gioco è cambiato solo l'HUD di quando premi Tab per vedere le persone. Adesso è nero. Adesso è nero, e la vita in basso a sinistra. A parte questo, la mappa è stata confermata, è Favelas. Favelas è una mappa abbastanza aperta e appunto il cecchino domina, da come presumiamo noi, perché la mappa è completamente distruttibile, ovviamente non proprio completamente, ci sono sempre quei quattro muri distruttibili. Oltretutto all'interno, da come hanno fatto vedere, c'è solo il pavimento che si può sfondare, invece il soffitto non si può sfondare. I muri sono tutti distruttibili, sì, il cecchino domina, sì, ma la distruttibilità è ancora a dei livelli medi, diciamo, non altissimi. Parliamo dei nuovi operatori brasiliani, che chi ha visto quel video che sembrava quasi un fake, vi diciamo che era più o meno esatto. Perché dico più o meno? Perché gli operatori sono uguali, la mappa è uguale, quella che cambiano era più o meno la scelta della vita, mi spiego meglio. L'attaccante Capitão c'ha una balestra che l'abbiamo già vista, che ha due abilità. C'ha dei dardi incendiari che tu li spari ed è tipo stile smoke, cioè non è che esce un fumogeno, fa vedere tipo il fuoco per terra e chi ci va sopra in 2,5 secondi muore. C'ha due proiettili ogni scelta, quindi due per il fuoco e due per i dardi fumogeni, che attenzione, i dardi fumogeni abbiamo visto molto molto inutili perché non sono del tutti, cioè è molto facile da vedere all'interno. Passiamo a parlare del difensore, che alla fin fine si aggira tutto sulla pistola, perché la sua abilità le permette di non farsi sentire per qualche secondo. In basso vi esce il tempo più o meno, fa vedere con una barra, e se atterrate un attaccante con la pistola, attenzione, quindi non headshot, lo dovete atterrare, sempre con la sua abilità vi permette di uccidere col coltellino l'attaccante che atterra e far vedere per qualche secondo dove sono gli altri attaccanti e soprattutto chi sono. Cosa molto utile, anche se io trovo personalmente il difensore abbastanza inutile, ma poi vi diremo bene quando li proveremo e porteremo un video il 2 agosto quando usciranno gli operatori ufficialmente. Più che altro è molto difficile da usare il difensore, essendo che devi atterrarlo e devi appunto interrogarlo. È molto inutile la sua abilità per questo. Vabbè, ma non diciamo cose troppo affrettate finché non saremo noi a provarle di mano, diciamo. Vi faremo sapere, sì. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto e fateci sapere la vostra opinione, se avete visto il video o altro, e fateci sapere soprattutto se volete un video riguardante tutto l'aggiornamento del DLC, cioè tutto il changelog. Noi vi salutiamo, al prossimo video. Alla prossima.